Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Taglio del nastro questa mattina a Guardia Grele del nuovo centro vaccinale del distretto sanitario ricavato all'interno del presidio ospedaliero Maria Santissima Immacolata. Il servizio è di Paolo Renzetti. È stato inaugurato questa mattina presso il polo ospedaliero Santissima Immacolata di Guardia Grele il nuovo centro vaccinale che andrà così a rinforzare ulteriormente l'offerta per la popolazione del comprensorio guardiese. Il centro, che aprirà domani, permetterà un maggior numero di inoculazioni anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico ormai alle porte. Noi crediamo in questo territorio, crediamo nella città di Guardia Grele e di tutti gli altri comuni che ruotano intorno a questo paese. Importante per la vaccinazione, per la terza ondata, ma soprattutto è importante per il futuro. Io mi auguro che quest'ala dell'ospedale di Guardia Grele possa essere utilizzata il meno possibile per le vaccinazioni, nel senso che mi auguro che il Covid possa passare il prima possibile ed essere utilizzata per quella che in effetti è un ambulatorio territoriale dove i cittadini possono trovare le giuste risposte anche nelle aree interne e quindi sul territorio. Noi abbiamo vaccinato il 74% di prima dose, il 64% di secondo, e chiaramente questo weekend con 12 punti vaccinali aperti, con anche il tampone antigenico per l'apertura della scuola, noi speriamo che anche la scuola vada avanti, il personale è già ben vaccinato e i ragazzi siamo al 63% di tasso vaccinale. Noi abbiamo avuto 1950 infetti nell'anno scolastico 2020-2021. Noi speriamo con la vaccinazione che questi numeri decrescono, ma chiaramente la scuola sia, diciamo, per la parte dell'arrivo a scuola per i trasporti che l'attività didattica a scuola, che appunto non vogliamo ritornare al DAD, che nel, diciamo, attività sociale post scuola il rischio dell'infezione rimane e noi saremo pronti a sorvegliare, diciamo, il mondo della scuola e dell'università in particolare e intervenire dove serve a spegnere eventuali focolai. La struttura di Guardia Grele deve servire al territorio. La ASL ha messo i soldi a disposizione e ha ristrutturato quest'ala che era adibita a magazzini e a farmacia. La farmacia è sempre restata, quindi è stata riorganizzata e i quattro ambulatori medici che oggi utilizzeremo come centro vaccinale, perché prima veniva fatto sempre in questa struttura, ma in altri ambulatori del distretto sanitario, quindi con anche un po' di difficoltà. E oggi invece abbiamo un'ala dedicata, ma questo serve anche per il futuro per ampliare i servizi del distretto sanitario con nuove attrezzature che daranno quello che serve al territorio. Restiamo in qualche modo a parlare di argomenti legati al Covid, anche in Abruzzo, controlli da parte dei NAS presso hotel con annessi centri benessere. Tre strutture sono state sanzionate per carenze igienico-strutturali e mancata attuazione di procedure legate alla tracciabilità degli alimenti e al contenimento del Covid-19. Vediamo. I carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli presso le strutture preposte ad offrire servizi e trattamenti destinati al benessere psicofisico, come stabilimenti termali, centri benessere e spa. Le attività di controllo hanno interessato complessivamente 628 strutture e attività, accertando irregolarità in 95 di esse, delle quali 11 oggetto di provvedimenti di sospensione a causa di gravi carenze. Le verifiche hanno consentito di accertare 38 violazioni sulla corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19. Tra queste, 11 sanzioni specifiche hanno riguardato l'assenza di verifiche del gestore sul possesso del Green Pass e sulla mancata inibizione all'accesso a servizi non attualmente erogabili, come gli ambienti altamente caldo-umidi. Ulteriori 104 violazioni hanno riguardato situazioni di irregolarità per motivi di pulizia e di igiene degli ambienti utilizzati. Complessivamente sono state segnalate 98 persone all'autorità giudiziaria e amministrativa. Tra le operazioni più rilevanti anche quella effettuata dai NAS di Pescara, che nel corso di ispezioni presso tre hotel con annessi centri benessere ubicati nei comuni di Rocca San Giovanni, Vasto e Teramo, hanno sanzionato i titolari per aver mantenuto cucine e relativi depositi alimenti in carenze igienico-strutturali ed organizzative, omesso di attuare le procedure connesse alla rintracciabilità degli alimenti
ed al contenimento del Covid-19. Nelle due attività annesse di ristorazione è stata altresì accertata l'omessa indicazione nella lista delle vivande della presenza di allergeni nelle pietanze somministrate. L'autorità sanitaria ha disposto per due attività ricettive la chiusura dei locali destinati alla preparazione e somministrazione degli alimenti sino al ripristino delle condizioni minime di igiene, nonché la distruzione di 90 kg di prodotto alimentari privi di tracciabilità. Presso un'altra struttura ricettiva alberghiera Spa in Pietra Camela, il NAS ha sanzionato il gestore per aver consentito l'accesso alla piscina ad un avventore sprovvisto di Green Pass, aver mantenuto i locali cucina e deposito in carenti condizioni igieniche e non aver attuato le procedure di autocontrollo alimentare e di indicazioni nella presenza di allergeni nelle pietanze. Andiamo a Teramo, dove sono terminati i lavori dei nuovi impianti elettrici e dei sistemi antincendio nelle principali scuole primarie. Il comune si fa trovare pronto per una ripartenza in sicurezza. Tania Bonnici Castelli. Il 13 settembre si torna a scuola e il comune di Teramo si fa trovare pronto per una partenza in sicurezza negli edifici scolastici comunali. Impianti elettrici nuovi e moderni sistemi antincendio sono stati appena completati nelle scuole primarie di San Berardo, Risorgimento e Serroni. A piano solare con l'atterrato i lavori si sono già conclusi da mesi, mentre resta ancora da intervenire sulla Zippilli, dove entro l'anno tutto sarà sistemato. Parola dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Teramo, Giovanni Cavallari. Qualche giorno fa abbiamo presentato i lavori che abbiamo seguito a San Nicolò, a Serroni, abbiamo riqualificato un intero stabile, perché i lavori che oggi, anche oggi andiamo a vedere, sono lavori che riguardano prettamente l'antincendio, l'adeguamento antincendio, ma nello stesso tempo abbiamo fatto anche dei lavori suggeriti dalla dirigenza scolastica e lavori che sono stati condivisi sia sotto il profilo progettuale e non solo progettuale dalla stessa dirigente, che in qualche modo ci ha dato dei suggerimenti e abbiamo cercato di raccoglierli. Questa scuola oggi torna ad essere una scuola sicura sotto il profilo dell'adeguamento antincendio, ha bisogno anche di lavori che possano riguardare gli aspetti prettamente sismici, ma che successivamente saranno fatti, ma è una scuola che non ha ancora un finanziamento per l'adeguamento sismico rispetto ad altre scuole, per cui la necessità di fare questi lavori immediatamente erano praticamente necessari affinché i ragazzi che frequentano l'istituto possano stare nel modo più sicuro possibile. Nella scuola primaria a San Berardo in particolare il comune di Teramo ha realizzato inoltre una scala di sicurezza esterna che ha permesso di recuperare un piano dell'edificio ed aumentare così lo spazio a disposizione dei bambini. C'è stata un'ottima sinergia fra scuola e comune per quanto riguarda questi lavori, quindi confermo le parole dell'assessore. Per quanto riguarda il Covid, noi siamo pronti perché praticamente dobbiamo continuare qualcosa di lasciato sospeso a giugno, nel rispetto dei protocolli nazionali, il protocollo d'istituto, ecco, stiamo preparando tutto, siamo pronti e speranzosi che tutto possa andare bene. Ora la politica, 5 liste, 2 partiti e 3 civiche di centro-sinistra. Luisa Russo presenta la squadra che la sosterrà in questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. La Russo si appella agli elettori per un voto utile. Il servizio è di Alfredo Primante. Sono 5 le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Francavilla al Mare di Luisa Russo. L'assessore uscente della Giunta Luciani si propone alla città con 2 partiti e 3 liste civiche di centrosinistra ed una rosa di candidati che abbracciano tutta la società civile e le professioni. Continuità ed innovazione, queste le parole d'ordine di Luisa Russo. È una squadra formata da consiglieri e assessori uscenti che quindi porteranno la loro esperienza, l'esperienza fatta con un'amministrazione uscente che è stata sicuramente un'amministrazione virtuosa, ma fatta anche di tante persone giovani, non solo anagraficamente, ma giovani perché per la prima volta si avvicinano alla politica, che porteranno quindi nuova linfa, nuovo entusiasmo, nuove idee. A Francavilla si confronteranno al primo turno 8 candidati, un numero elevato che spinge Luisa Russo ad un appello al voto utile da parte degli elettori, anche eventualmente per evitare il ballottaggio.
sondaggio. Credo che se per mettersi in gioco e candidarsi a sindaco occorre presentare delle squadre complete sotto tanti punti di vista, e ritengo che forse la nostra è l'unica squadra che possa davvero amministrare la città bene, nel segno del cambiamento e nel segno dell'innovazione, ma sempre continuando comunque un processo virtuoso che è partito 10 anni fa e che non si deve assolutamente fermare. Ci sarà anche Ivaldo Rulli come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative a Lanciano. Rulli, con la sua lista civica Rilanciamo Lanciano, può contare su una squadra che punta forte al cambiamento, precisando la sua, che sarà una lista autonoma dalle coalizioni di destra e sinistra. Vediamo. È uno slogan copiato anche dal fatto che spesso si sente dire rimettiamo palla a centro. Allora rimettiamo Lanciano a centro, perché Lanciano oramai è stata, lo dicevo anche prima, bombardata, è stata declassata, è stata retrocessa in tutti i suoi ruoli. Lanciano, città di capitale e comprensorio, oggi ci è rimasto ben poco di questo retaggio ancestrale che è stato utilizzato nella nostra città, dando un'importanza e un significato notevole anche come riferimento territoriale. Né a destra né a sinistra, non perché io sia contro i partiti di destra e di sinistra, non ci mancherebbe altro. Il discorso è molto più profondo. Un centrodestra e un centrosinistra stantio a Lanciano, perché si ripresenta con lo slogan Il nuovo che avanza. Invece nella componente di centrodestra abbiamo che si ripete il copione di 10 anni fa, 20 anni fa, con gli stessi candidati, e ci sono alcuni che si sono candidati per 7 legislature. Quindi 35 anni che fa il consigliere comunale a Lanciano, stessa cosa centrosinistra, addirittura c'è un consigliere che si candida per la 8ª volta, quindi 40 anni così. Quindi non si può pensare di rinnovare la città, non si può pensare di fare progetti o di presuntuosamente di presentarsi con delle novità e dei progressi, quando invece sono loro responsabili di una politica stantia, di una politica che ha portato Lanciano a questo tracollo. Quindi noi al centro, in questo caso, perché Lanciano deve autogestirsi. Io mi candido come sindaco perché il mio slogan è questo: io non devo prendere ordini dall'alto dei partiti, ma io devo eseguire soltanto le volontà dei miei cittadini, devo rispondere precisamente alle esigenze della mia città, quindi né a destra né a sinistra. Lo dico adesso e lo dirò anche dopo le votazioni. Lanciano va riportata nella sua importanza anche sotto l'aspetto sanitario, perché è un bene comune, un bene del territorio. Si sono fatte un sacco di chiacchiere oramai da 20 anni che dicono Lanciano farò l'ospedale nuovo giù in Val di Sangro, lo farà qua, lo farà là, non si capisce. Noi abbiamo delle idee molto chiare, noi vogliamo innanzitutto riqualificare il nostro ospedale, ridargli le condizioni essenziali che ha sempre avuto e per un riferimento giusto, doveroso, necessario per la cittadinanza e anche per il territorio. Amazon aprirà nel 2022 un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti, che permetterà alle aziende di creare, entro 3 anni dall'apertura, ulteriori 1000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Il lancio del nuovo centro comporterà un investimento di oltre 150 milioni di euro, portando così a 6 miliardi di euro l'impegno economico complessivo di Amazon in Italia dal 2010. Per le posizioni manageriali è già possibile candidarsi. La selezione degli operatori di magazzino inizierà invece nel 2022. I dipendenti saranno assunti al 5° livello del contratto nazionale del trasporto e della logistica, con un salario d'ingresso tra le più alti del settore, sottolinea il colosso dell'e-commerce. Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo, afferma il vicepresidente di Amazon EU Operation Stefano Perrego. E questa nuova apertura rappresenta un'ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità locali in Italia. Si tratta di un risultato importante per la politica portata avanti dalla Regione Abruzzo, tesa a promuovere l'insediamento di nuove attività, dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Oltre a costituire una preziosa opportunità di occupazione, sarà di supporto per le nostre aziende, che si potranno avvalere della logistica di Amazon per le attività di stoccaggio e consegna. Torniamo a Pescara, apre oggi i battenti aspettando sotto costa al porto turistico di Pescara. Tanti gli eventi in programma curati dalla Camera di Commercio di Chieti, Pescara. Vediamo.
Due giorni per approfondire tutte le tematiche relative al mare e all'attività diportistica. Ha preso il via questa mattina Aspettando Sotto Costa 2022, iniziativa voluta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara che la ospita con la collaborazione tecnica di Assonautica. Una vera e propria anteprima del salone espositivo in programma dal 22 al 25 di aprile del 2022. Manca solo praticamente l'esposizione nautica, ma è arricchita da una serie di convegni e di studi che porteremo all'attenzione proprio per aumentare la conoscenza di quanto è importante la nautica da diporto, per quanto è importante rispettare il mare, per quanto è importante conoscere tutto ciò che rende il nostro mare di maggiore interesse per la collettività. In un momento così particolare la nautica nonostante tutto ha retto, e quindi tra l'altro avremo la presentazione del rapporto economico della nautica redatto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, che è tradizione che venga presentato anche a Pescara oltre che a Genova, e quindi noi cercheremo di ragionare in questi due giorni delle prospettive della nautica. Fittissimo il programma con convegni, dimostrazioni, esperienze in mare, street food di pesce ed una serata, quella di domani, dedicata alla letteratura in collaborazione con il FLA. Volevamo mantenere il dialogo con la realtà nautica e anche la visibilità del sistema nautico abruzzese, ma che non è solo il sistema nautico abruzzese, si collega con le tematiche nazionali del settore, e quindi è un anticipo di quello che sarà poi l'evento di Sottocosta, che speriamo tornerà sicuramente espositivo ad aprile del 22. Aspettando Sottocosta si è aperto con il convegno Sostenibilità ambientale e transizione ecologica nella Blue Economy. I porti devono assolutamente essere il fulcro di questa transizione, perché il trasporto marittimo purtroppo è causa delle emissioni di CO2, e quindi per parlare di decarbonizzazione e quindi di sostenibilità ambientale non possiamo che passare anche per i porti. Spazio anche agli aspetti progettuali, tecnici e normativi dei Marina Resort, degli Houseboat e dei Boat and Breakfast, e all'innovazione con il Salone delle Idee, oltre alla consegna del premio design nautico. Sveleremo soltanto domani i vincitori della categoria professionisti e categoria studenti, che quindi si confrontano in modo separato, e annunceremo il tema per la prossima edizione, che sarà appunto con premiazione ad aprile 2022. Dopo l'interruzione dovuta alla pandemia, torna a Teramo la grande manifestazione sportiva e ludica Sport Sotto le Stelle. Il 18 settembre in centro storico della città si animerà grazie allo sport, alla musica e allo shopping. In quella serata, su ordinanza del sindaco, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto. Il servizio. Sport sotto le stelle, torna a Teramo la manifestazione più attesa e partecipata dell'anno. Sarà questa la 12ª edizione, ma la prima dopo l'interruzione causata dalla pandemia. Sabato 18 settembre, dalle 18 in poi, tutto il centro storico si animerà con ogni tipo di attività sportiva, grazie all'adesione massiccia delle associazioni locali e con tanti altri eventi culturali e musicali a latere. In Piazza Martiri sarà presente anche un camper dell'ASL per chiunque voglia vaccinarsi o fare un tampone. Siamo molto orgogliosi e contenti di aver potuto organizzare quest'anno la 12ª edizione di Sport Sotto le Stelle. È stato un lungo lavoro durante questi mesi, un lavoro di raccordo con tutte le associazioni e le federazioni, che ringraziamo perché, nonostante il periodo comunque che stiamo vivendo, non hanno esitato a mettere in campo la loro disponibilità e la loro attività per darci la possibilità, insieme a loro, di organizzare questa 12ª edizione. Siamo riusciti a raggiungere i numeri degli scorsi anni, segno che nonostante la pandemia c'è voglia comunque di ricominciare, di ripartire, ovviamente tutto questo in sicurezza. Avremo numerosi gazebo dislocati su tutto il corso principale, corso San Giorgio, ma anche corso dei Michetti, con numerose anche attività come il ludobus per i bambini, e poi tutte le attività di esibizione su Piazza Martiri, e anche di prove di attività per i ragazzi e i bambini che vorranno provare le singole attività che sono previste. Ovviamente per la prova degli sport è necessario esibire all'interno di ogni stand il Green Pass o il tampone.
tampone e ci saranno anche i tamponi per i ragazzi che non hanno avuto la possibilità di farlo precedentemente, saranno a disposizione tamponi gratuiti per poter provare i ragazzi che non hanno con loro. Sport sotto le stelle rappresenta la ripartenza della socialità e del vivere la propria città. Si prevede dunque una grande partecipazione di persone. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, precisa però che per quella serata c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Ne saranno distribuite gratuitamente oltre 50.000. Ci muoveremo, come in tutte le manifestazioni di Teramo Natura Indomita, nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole, anche per mandare un messaggio importante, che ovviamente è legato alla ripartenza, che passa dalla conferma, anche quest'anno così difficile, di questa manifestazione che ormai appartiene alla storia della nostra città, è un'istituzione della nostra città questo evento, che ancora una volta ci consente di coinvolgere veramente tutti, tanti, nel nome del rilancio dello sport, della valorizzazione di tutti gli sport, della socialità, della solidarietà e della coesione sociale, che in questo momento dobbiamo rimarcare più che mai. La 12ª manifestazione di sport sotto le stelle è dedicata a Mimmo Sciamanna, grande sportivo teramano, organizzatore da sempre dell'evento, venuto a mancare troppo presto. La serata si svolgerà nel suo ricordo. E questo servizio ha introdotto la nostra pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio. La 74esima edizione del trofeo Matteotti è stata l'occasione per fare il punto dopo due giornate di campionato con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Il numero uno dei biancoazzurri si ritiene soddisfatto del lavoro svolto da società e staff tecnico e non nasconde ambizioni di vittoria del campionato. Intanto, per la gara contro la Vis Pesaro, il tecnico Auteri non avrà a disposizione Milos Bocic. L'attaccante serbo, uscito anzitempo dal campo nella sfida contro la Carrarese per un problema al flessore, dovrà restare a riposo per 3 o 4 settimane. Vediamo. Presidente, domenica all'Adriatico arriva la Vis Pesaro dopo due vittorie di fila in altrettante giornate. Pescara proverà a vincere anche questa terza gara. Pescara ha l'obbligo di provarci sempre, però non è nulla di scontato. Ho detto anche ai ragazzi, la classifica lasciamola perdere, non la guardiamo, siamo alla seconda giornata, alla terza giornata. Noi sappiamo di avere una squadra attrezzata, ce ne sono delle altre attrezzate come la nostra, quindi sarà dura arrivare in fondo per ottenere l'obiettivo che queste squadre più attrezzate chiaramente si pongono, però noi ci dobbiamo provare, dobbiamo metterci tutto quello che ci abbiamo. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto tutti, perché la squadra significa tutti, dalla società, dal direttore, l'allenatore e i ragazzi, perché abbiamo fatto veramente un buonissimo lavoro nella fase del precampionato, quindi allestendo una squadra, cercando di sbagliare il meno possibile. I ragazzi ci stanno mettendo entusiasmo, impegno, grande lavoro. Il mister è una persona competente, per bene, soprattutto un grande lavoratore, e queste sono le cose che poi a me fanno felice obiettivamente. Presidente, lei qualche settimana fa aveva detto: avverto un clima nuovo nella squadra, nello spogliatoio e anche nell'ambiente. Domenica a Carrara si è visto probabilmente qualcosa di tutto questo, anche con l'abbraccio dei giocatori con i tifosi dopo il gol di Memusciai. Credo che il calcio senza tifosi non serva a nulla. Il calcio vive proprio perché ci sono i tifosi che ti spingono, ti danno entusiasmo, e chiaramente dall'altra parte tu devi ridare entusiasmo, perché se poi non c'è questo dot des, evidentemente che non si va da nessuna parte. Però abbiamo iniziato col piede giusto, abbiamo iniziato bene, speriamo che si possa ancora crescere in autostima, in risultati e anche in emozioni che questa squadra dovrà dare, trasmettere alla propria tifoseria. Presidente, l'ultimissima, si era parlato nelle settimane scorse di un possibile tesseramento di Balzano, e poi le chiedo, Valdifiori rimarrà a Pescara? Potrebbe esserci un accordo con la società per una risoluzione del contratto? No, assolutamente, ma io sento parlare di Valdifiori, di Bocic che devono uscire per far posto ad Antonio Balzano. Balzano ha una mia promessa, purtroppo in questa categoria, a differenza di altre categorie, ci sono le liste e non ci sono possibilità degli under più, come succede in B. In questo momento non c'è posto, però Balzano
sicuramente in qualche modo farà parte di questa squadra, anche se dovesse essere da gennaio in poi. In settimana in casa Teramo sono arrivate anche le parole del preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore, che ha sollevato da particolari colpe il portiere Tozzo dopo l'uscita a vuoto che poteva costare caro al diavolo. Intanto continuano gli allenamenti in vista della trasferta di Modena, con Boa pronto a giocarsi una maglia da titolare al posto di Azio Osmanovic, mentre continua a lavorare a parte Chiere Maten. Vediamo. La domanda che ti posso fare è se hai sudato freddo quando hai visto Tozzo sbagliare quell'uscita sul gol poi annullato al Siena. Insomma, in quel momento cosa hai pensato? No, non è, diciamo che non è che ha sbagliato l'uscita, diciamo ha sbagliato il gesto tecnico da fare, che domani ne parleremo insieme, no? Come sempre, tutte le settimane. Però è stato bravo e coraggioso, perché è una lettura che non tutti fanno su quella traiettoria. Tanti rimangono in porta, invece lui è bravo nelle palle alte, bravo ad andare sempre a cercare, e quindi per me ha fatto bene, sbagliando la mano, ok, come si dice in gergo tecnici, devo andarci con la mano di richiamo, però per me è stato bravo e coraggioso. Poi con lui sono molto tranquillo, perché è un portiere esperto, quindi sa quello che deve fare. Diciamo che con lui si sta tranquillo. So il ragazzo quanto si impegna e che valore ha. È un portiere che comunque, le ripeto, per me è affidabilissimo. Poi vieni in una società, una squadra nuova, un contesto nuovo, non è mai facile che tu possa essere esperto quando vuoi. Lewandowski sicuramente qui ha fatto bene, ha lasciato un buon ricordo, come ha lasciato Tomei, voglio dire, però le ripeto, per me lui è un portiere affidabile. Poi ci sta di sbaglia anche a fondo, voglio dire, quindi ci mancherebbe, però io credo che lui alla lunga porterà punti alla squadra. Sono due portieri che tutti e due bravi sulle letture delle palle alte, anche se Agostino, le ripeto, non è alto come Andrea, però c'è una buona lettura, tutti e due bravi con i piedi. Chi porta Agostino è più esplosivo, perché è tipologia di portiere in quel genere lì. Andrea è un portiere più elastico, voglio dire. Quindi sono caratteristiche diverse, comunque bene o male possono andare bene in una squadra, insomma. E il calcio moderno vuole questo, no? Quindi tutti cercano questa ripartenza da basso, tutti cercano i portieri bravi con i piedi. Noi fortunatamente, le ripeto, abbiamo tutte e due che hanno anche coraggio nel giocarla, che non è da tutti. Poi il mister comunque è uno che vuole anche questa giocata qui. Tutto pronto per la 74esima edizione del trofeo Matteotti, di scena sulle strade di Pescara e Monte Silvano il prossimo 19 settembre. Per Stefano Giuliani, direttore tecnico della gara, sarà una giornata di grande festa per il ciclismo, con un occhio già alle prossime edizioni, con la speranza di essersi messi alle spalle la pandemia. Vediamo. Dicevi prima nel corso della presentazione, il giorno dopo che finirà il Matteotti sarà un po' più tranquillo. Ma sì, perché poi dopo io sono stato atleta, quindi sai cosa pensa l'atleta, c'ho la squadra, so dall'altra parte le squadre, le esigenze, e adesso sto cercando piano piano con Renzetti di imparare a fare organizzatore, ma non è semplice. Io ho notato che negli ultimi 3 anni ci comincia ad essere interesse, quindi è una cosa bella, perché poi rappresenta l'Abruzzo, il percorso visto pure oggi, già lo stanno mettendo tutti in sicurezza, al di là di poi tutto lo staff del Matteotti che dovrà ulteriormente migliorarlo, però no, non mi accontento, cerco sempre di migliorare e ho sempre paura, tra virgolette, di sbagliare qualcosa. Stefano, 74 edizioni e sono tante, che Matteotti sarà questo?
Ma il Matteotti è bello proprio perché è un circuito particolare. Ecco, quello che è mancato l'anno scorso, che avevamo iniziato qualche anno fa, è vedere su Monte Silvano Colle o su Colle Caprino mangiare gli arrosticini e magari in seguito proporre proprio la gastronomia abruzzese, perché deve tornare ad essere una sagra, gregare, perché qua anche, diciamo, pure con i telefonini ci stiamo distanziando. Allora, dobbiamo stare distanziati ma uniti. Quando dopo c'è la passione, pur intorno. Io quando correvo, se mi facevano il tifo al Matteotti, c'è anche Renzetti alla lavagna, davo il massimo. Magari ho perso i Matteotti, però mi emozionavo e quel giorno diventavo veramente un fuoriclasse. Potete rivedere i nostri servizi sul canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimi aggiornamenti con l'informazione alle 19 e alle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.